oggi si va a Aosta. Buongiorno, buongiorno amiche e amici, buongiorno, buongiorno. Però un po' meno luce, eh? Un po' meno luce. Valigie fatte. Ah, mi devo legare i capelli. Chiavi. Mascherina, chiavi della macchina e mascherina. Ah, andiamo a caricare la borsa, va? Che dopo andiamo a fare colazione. Ah, buongiorno. Spettacolo. Spettacolo. Bella giornata oggi. Ah, questo è il relè Santo Stefano. Andiamo a portare la borsa. La prima borsa. Dopo quasi un mese lasciamo San Vigliano, dove abbiamo effettuato la maggior parte delle riprese, per andare a completare il lavoro visitando e documentando 12 botteghe per tutta Italia. Parleremo con i bottegai che ci racconteranno la loro storia e il loro rapporto che hanno con i loro clienti, rapporto che nei centri commerciali non può sicuramente esistere. Adesso vado a fare colazione. Ma che palle sta mascherina. E poi... poi carico la seconda borsa, così siamo pronti per partire. Guardate che figata, che figata. Dove sono le prealpi queste? Sì. Adesso vi faccio vedere. Un'opera dell'artista Daniele Basso, che ho conosciuto giorni fa. Sono queste due ali di metallo, di acciaio, bellissime. Poi ce n'è uno anche dentro a forma di bottiglia della Coca-Cola. E invece alla cascina c'era quella donna che guardava al cielo. Guardate che figata. Daniele Basso su Instagram, Daniele Basso Art. E lì c'è la bottiglia. Ok, andiamo a fare colazione. Svolta a destra e prendi via Forum. Abbiamo finito le riprese della seconda.
prossime botteghe Udine, Treviso e Imola. Magari nella prossima puntata vi parlerò meglio di questo immenso lavoro che un gradino alla volta stiamo ormai per portare al termine.